Ancora dubbi sul futuro di Mirafiori, anche dopo l'incontro tra Sergio Marchionne e i rappresentanti sindacali di CISL, UIL, FISMIC e UGL. Nessuna chiusura all'orizzonte, almeno per ora, ma proprio lo stabilimento di Corso Agnelli rimane l'anello debole della catena. E questa è l'unica certezza che al momento accomuna le posizioni di tutti i sindacati, firmatari o no del contratto. Secondo la FIOM, però, Mirafiori è destinato a spegnersi lentamente, soprattutto perché da fonti interne arriva, se non la conferma, almeno il timore che gli investimenti previsti su Torino sarebbero stati congelati. Se hanno dedotto rallentamento, sarebbe interessante sapere per quanto tempo è rallentato. 6 mesi, 1 anno, 10 anni, 1 giorno, 2 giorni. Le ragioni. È rallentato perché è cascato un fulmine, è rallentato perché non abbiamo i soldi, è rallentato perché abbiamo un'altra strategia. Sono tutte informazioni che uno può raccogliere se seduto al tavolo delle trattative. A noi non ci vogliono, mi sembra anche abbastanza evidente perché non ci vogliono. Di tutt'altro avviso in casa FISMIC, che definisce FIOM un sindacato antinazionale che si batte contro la sopravvivenza dell'industria italiana. Anche secondo FISMIC, l'anello debole della catena Fiat rimane Mirafiori perché è quello che produce meno auto, ma il ritardo di produzione registrato nell'ultimo periodo potrebbe comunque essere recuperato, specie se, come sembra, da dicembre 2013 verranno prodotte le prime scocche del SUV Chrysler. Questo smentisce clamorosamente gli uccelli del malaugurio della FIOM, che continuano a dire che questo non sarà vero, però dicevano anche che non sarebbe mai stato vero che a Grugliasco si sarebbero prodotte le Maserati quattro porte. Indicazioni più certe si avranno solo ad ottobre con la chiusura del terzo trimestre. Per ora le produzioni continuano e nessuno stabilimento dovrebbe chiudere. Rimane comunque l'ombra dell'incertezza da parte dei lavoratori e della FIOM, convinti che Mirafiori potrebbe essere facilmente sacrificabile nel mercato nazionale.